per quello che riguarda Le Pen, Orban, eccetera, no, Le Pen è FT, chiedo scusa. Intanto allora lei ha citato la commissione, torno al tema, in questo caso il Parlamento non è la commissione perché la commissione, no, però la commissione sono governi, no? E non sono partiti di governo quelli che lei cita, quindi non è un tema che si pone per la commissione, è un tema che si pone per il Parlamento, la maggioranza è il Parlamento. Allora io normalmente non sono una persona, diciamo, che ama dare patenti anche per ragioni di storia, come lei sa sono due partiti che non fanno parte del partito europeo che io ho l'onore di guidare, che è il Partito dei Conservatori Europei. Credo che mi pare evidente oggi che con AfD non ci siano, diciamo, delle distanze insormontabili, sono diverse, potremmo citare diverse, ma insomma partire dal tema del rapporto con la Russia, sul quale invece per esempio il Rassemblement National di Marine Le Pen secondo me sta facendo un ragionamento interessante. Dopodiché, ripeto, non sono una persona che ritiene di dover distribuire patenti e ritengo che anche quelli che, diciamo, quando ci sono, una riflessione che va fatta è che quando ci sono dei partiti in grandi democrazie europee che prendono il 20 e il 30% dei consensi, ci si deve anche interrogare su come rispondere a quei cittadini, ma questo non lo dico per me, lo dico rispetto al tema, diciamo, delle classi dirigenti europee, perché evidentemente qualcosa non funziona, no, delle risposte che si stanno dando. Questo è sicuramente una valutazione che va fatta.